Eccoci. Può sembrare paradossale, ma è molto difficile parlare di una persona che tutti quanti noi conoscevamo benissimo. Ognuno di noi ha un aneddoto, una storia, ha un sorriso, ha una carezza da dividere con Vittorio. Vittorio, lo sapete, era una persona che si trovava bene con tutti, ma c'era una persona con la quale si trovava meglio di qualsiasi altra, ed era il palcoscenico. Perché per lui il palco era una persona, era la moglie, l'amica, l'amante, che aggiungeva naturalmente alla sua famiglia. Quando era sul palco lui era felice e non riuscivi mai a tirarlo giù. E lui abbiamo fatto uno spettacolo insieme che si intitolava Quella carezza della sera e che ha girato per 2 anni e mezzo. E ricordo che nelle prove al pomeriggio Vittorio era insopportabile perché voleva fare tutto lo spettacolo. Sono il fratello di Vittorio. E sono sempre stato il fratello di Vittorio. E sono il fratello di Vittorio. Ieri mi ha chiamato Gianni Belleno. Sono qui davanti a me. Mi ha chiesto se poteva venire. Ricky Belloni, Nico Di Paolo, Aldo De Scalzi, che sappiamo che è il fratello, e io sono il vecchio Gianni Belleno. Noi non abbiamo, nonostante tutte le nostre divergenze, credo che siamo sempre stati legati dall'amore per la musica e per una sana amicizia, anche se abbiamo bisticciato. È per quello che forse nella nostra vita abbiamo scritto musica molto diversa, un disco diverso dall'altro, e c'è un amore profondo che ci lega, comunque, che nessuno potrà mai sciogliere. Io sono stato sempre additato come quello che ha sempre litigato con Vittorio. Ed è vero, non lo nego. Ma come diceva Gianni, Anche io, sì, a te ti ho visto molte volte. Tira profondo.
però la vita è questa, è quella che ci fa amare, ci fa litigare, e Vittorio è stato parte della mia vita, di tutti noi, e abbiamo passato dei momenti meravigliosi insieme. E Vittorio è sempre stato un grande musicista, lui l'ha sempre saputo che io l'ho sempre apprezzato, come ho sempre apprezzato anche Aldo, che è un grandissimo musicista. E quando l'altro giorno gli hanno dato questa notizia, è stata una cosa orrenda. Vorrei però che tutti facessimo un grandissimo pensiero perché Vittorio possa vivere nelle nostre anime con tutte quelle cose belle che ha scritto. Grazie. Ciao, prima di tutto a Vittorio. E ciao a voi. Abbiamo fatto tante canzoni insieme. Secondo me, sentendole anche oggi, ho sempre detto, beh, eravamo proprio bravi. Eravamo bravi perché una delle prime canzoni che ha iniziato a farla Vittorio è stata Miniera. E l'abbiamo fatta insieme. Miniera come tutte le altre. Io da Ennio Trolls me ne sono andato 3 o 4 volte. È stato un movimento un po' speciale. Il fidanzamento o lo sposalizio tra maschio e femmina dura degli anni, ma sopravvivere insieme è difficile. Pensate 4 uomini, vivere insieme, com'è? Uno con le proprie idee, uno con le proprie sensazioni, però quello che ci univa era la musica, l'esperienza, specialmente i viaggi, gli incidenti, tante cose. E Vittorio, io, come vi ripeto, me ne sono andato 3 o 4 volte, però poi sono ritornato tutte le volte perché dicevo che ho cercato degli elementi fuori da Ennio Trolls che potessero soddisfare le mie sensazioni, ma di musicisti come quelli non avevo trovato. E posso dire che Vittorio mi ha insegnato i primi accordi alla chitarra, perché noi ne arrivava da una struttura classica, studiandola. Io ero tutto autodidatta. Mi ha insegnato le diminuite che non le sapevo fare. Anche a te. E niente, è iniziata la nostra vita che non credevamo, è iniziata qui al Club 64, poi abbiamo fatto il Whisky a Gogò e abbiamo fatto tutti i vari Sanremo, però stando insieme è difficile dire com'era uno e com'era l'altro, solo che la nostra vita è sempre stata, come mi ripeto, la musica è un'amicizia forse vera, forse una delle più vere, anche perché tante canzoni, tante cose, se non hai un minimo di affetto non le puoi costruire. E Vittorio ci ha lasciato in un momento molto drastico e dal carattere che aveva, e secondo me, scusatemi, ma era un cagagazzi. Anche io. Sì, anche te era. Lo era e si è dimostrato di essere cagacazzi fino alla fine, perché è andato a morire proprio di domenica, quando la domenica serve per rilassarti e per fare, credo che l'abbia fatta apposta allora. Caro Vittorio, ti ricorderò come mi ricordano tutte le canzoni. Ora non potrò più sentire una canzone dei New Trolls perché mi sembra di sentire Vittorio. Però è una cosa questa che è brutta per me, ma bella, diciamo brutta e bella. Saluto Vittorio e
ti stiamo vicini e credo che tu sia vicino a noi, che tu ci possa vedere ovunque tu sia, perché non sappiamo niente dove sei. Spero che però, che tu stia bene, e ora in questo momento penso che tu finalmente possa suonare e cantare, che gli ultimi giorni hai sofferto come un disperato senza poterle fare. Cerca di farlo, canta per noi. Grazie. Volevo dire l'ultima cosa, è che quando ci hanno presentato a Sanremo, ci hanno presentato coi nomi delle composizioni delle canzoni, che erano D'Adamo, Descalzi, Di Palo. Allora, D'Adamo se n'è andato. Descalzi se n'è andato, vuol dire che Di Palo io sarò l'ultimo. E infatti dovrei essere l'ultimo, tra un po' di tempo. Vabbè. Aldo deve dire qualcosa, ciao. Volevo solo, oltre a ringraziare non solo voi, ma tutti quelli che poi sono diventati New Trolls, chiamiamoli come vogliamo, ma sono sempre stati comunque New Trolls. Abbiamo l'Andrea Cervetto, abbiamo Alpio, ma non è uno spettacolo, quindi li nominerò in grande silenzio. Poi volevo solo salutarli perché mi sembra un atto di educazione, perché sono qui. Alpio Vitanza, Andrea Maddalone, Roberto Tiranti, abbiamo anche Massimo Trigona che hai suonato qualche volta, abbiamo Lorenzo Tonello e abbiamo anche Roberto Izzo che ultimamente ha diretto anche questo concerto grosso. Adesso un applauso lo possiamo fare. Volevo solamente lasciarvi. Chi mi sono dimenticato? L'ho detto Tiranti, non l'ho detto? Te l'ho detto? Sei te che ti sei dimenticato che l'ho detto. Usai. È malato. Allora, volevo solo dire una cosa prima di andarmene, perché noi siamo qui per mio fratello, però ci sia di insegnamento. Respira. Una cosa. Questo è il peggior gruppo musicale dal punto di vista umano, dell'aggregazione, che si possa immaginare, lo sappiamo tutti. Sono mai stati insieme, mai, sempre uno da una parte. Ecco, che sia un insegnamento di vita. Adesso non si può essere insieme, adesso è troppo tardi.